di sole, terra di sole martoriata, tra bidoni di diossina, terra venduta su presepi di terracotta. Buonasera amici del Salotto Culturale Domenico Sepe, amici di Video Online, abbiamo l'onore e il piacere di avere qui, insomma, come ospite per questa tematica molto importante il presidente della Commissione Ambiente, nonché membro europeo del Movimento 5 Stelle, Pier Nicola Pedicini. Buonasera Pier Nicola. Ciao a tutti. Allora, la tematica è importante, abbiamo scelto quindi un personaggio importante, di rilievo non solo nazionale ma direi europeo a questo punto, caro Pier Nicola, e Terra Violata, un tuo parere su questa argomentazione che andremo a trattare? Ma io vengo da una terra violata, io sono beneventano ma in realtà sono stato eletto in Basilicata perché lavoro lì da molto tempo, ma ho lavorato moltissimo anche a Napoli, conosco che significa terra violata, in tanti modi viene violata questa terra. In particolare io sono stato eletto perché ho portato avanti la tematica di cui si parla stasera, il petrolio. Il petrolio non è soltanto una questione che riguarda l'estrazione, che pure in quel momento si viola la terra in maniera irreversibile e definitiva, ma è anche un modello di sviluppo, un modello negativo dal nostro punto di vista di sviluppo, che poi determina tutto quello che noi proviamo sulla nostra pelle, le discariche, gli scarichi abusivi, i rifiuti tossici. Tutto questo dipende da un modello di sviluppo che rifiutiamo, siamo noi a rifiutare questo modello di sviluppo e abbiamo un'alternativa. Stasera parleremo delle alternative a questo modello di sviluppo. Non vogliamo più le buste di plastica, non vogliamo più i fitofarmaci, non vogliamo più le medicine fatte con i derivati del petrolio. È tutta una serie di cose che possono essere eliminate per sempre, e soprattutto eliminandole si può dare lavoro alle persone, si può creare posti di lavoro, si può creare una economia sana, pulita, che non prevede più rifiuti, che non prevede più disoccupati, che può occupare persone. Questo è quello di cui parleremo stasera e a me fa piacere che mi avete invitato per questo. La cultura invade l'anima, le trivellazioni deturpano la bellezza. Ma questa è un'esperienza che noi viviamo. Voi pensate che significa per il turismo, per la bellezza dei nostri luoghi? Che cosa significa una piattaforma offshore? Che cosa significa una trivellazione a 100 metri, a 10 metri dai nostri paesaggi bellissimi, dai nostri paesi? Non soltanto dal punto di vista del rischio che si ha dal punto di vista sanitario, che è già una cosa importantissima, perché si sviluppano tumori, incidenze di tumori che crescono in maniera irreversibile nei nostri paesi, ma anche perché semplicemente questo deturpa per sempre il nostro paesaggio, il nostro turismo. Adesso con il decreto Sblocca Italia Renzi ha voluto raddoppiare queste estrazioni anche nel nostro mare Adriatico, e noi stiamo lottando in Europa per salvaguardare il nostro mare Adriatico, attaccato non soltanto dall'Italia ma anche dalla Croazia. Pensate che cosa significa questo non soltanto per la nostra biodiversità dei nostri mari, che è una ricchezza veramente infinita di cui noi beneficiamo, per i nostri pescatori, le nostre piccole e medie imprese nei nostri mari, ma anche dal punto di vista del turismo, semplicemente per quello. Non soltanto perché si rischia nel momento in cui c'è un incidente, ma anche quando semplicemente si estrae il petrolio. Noi combattiamo con tutte le forze tutto questo. Una tematica davvero importante, non solo per diciamo chi segue il Salotto, ma soprattutto per noi che continuiamo a fare cultura con grande sacrificio e con grande passione soprattutto. Quindi il Salotto continua così, con tante forze, con tante energie, con tanti giovani, ma soprattutto con tanta volontà di continuare il percorso nell'ambito culturale. Viva la cultura, viva l'Italia intera, tutta, e speriamo in un'unità più forte attraverso, che possa essere proprio la cultura ad unirci e non a dividere. Ci ho tenuto particolarmente nell'incontro con il nostro europarlamentare Pier Nicola Pedicini, proprio perché c'è una patologia molto grave, largamente diffusa, riconosciuta sotto il nome sensibilità chimica multipla o sindrome del golfo, scoperta la prima volta negli Stati Uniti d'America, proprio dopo, in seguito all'esposizione dei soldati americani a ingenti quantità di sostanze tossiche derivate proprio dai processi di estrazione e raffinazione dei pozzi di petrolio. Proprio per questo motivo ci ho tenuto particolarmente nell'incontro, nell'organizzazione di questo incontro con il nostro europarlamentare sulla trivellazione dei pozzi di petrolio. Ma io aggiungo che queste cose le abbiamo sperimentate anche noi sulla nostra pelle. Chi vive dove si estrae il petrolio lo sa,
noi abbiamo preso i dati dell'Istituto Superiore di Sanità e abbiamo visto che ci sono molte patologie, anche quelle tumorali, ma non soltanto, che dipendono dal bioaccumulo, dipendono dalla sinergicità di molti di agenti multifattoriali che insieme determinano patologie come quelle tumorali, che è quella la peggiore delle tipologie di patologie, che dipende dall'esposizione agli idrocarburi, in particolare gli idrocarburi policiclici e aromatici, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha definito, ha classificato in maniera irreversibile come cancerogeni. Quindi stiamo parlando di cose che sono sicure, non sono più in discussione dal punto di vista scientifico. E purtroppo a questa conoscenza scientifica, a questa consapevolezza scientifica corrispondono i fatti. Dalle nostre parti vediamo che effettivamente i tumori sono di più che da altre parti, e questi tumori sono proprio quei tumori correlati all'esposizione agli idrocarburi. Parleremo anche di questo stasera, io vi ringrazio per l'invito. Terra stuprata, fecondata da semi bastardi, terra di matrigne e di pochi padroni, insomma, terra di nessuno.